c'è Allora, stato più. siccome noi delle cose, dei problemi non ci dimentichiamo, no? Come fanno certi politici, fanno l'interrogazione, la mozione e poi arrivederci. Tipo per esempio le orti sociali, no? C'è nessuno che batte sopra, vabbè. Ecco qua, siamo tornati qui, io e l'amico Gulisano, è passato un mese. Allora, io vorrei capire, in questo mese... Cosa è successo? Mi io detto... mi sono attivato, te l'ho detto prima che aprissi la telecamera, mi sono attivato come ti avevo detto, di andavo a sentire i personaggi del comune attuali, c'è il commissario, mi hanno ricevuto, c'era il dirigente dell'ufficio tecnico e c'era braccio destro, braccio sinistro del commissario, non è che volevo parlare proprio col commissario, e gli ho fatto presente di questa situazione. Buongiorno, di questa situazione. E allora? E allora mi ha detto il dirigente che avrebbe fatto la segnalazione all'ENE. Casualmente, casualmente io ho visto il titolare dell'ENEL, che è un funzionario che abita a Frascati, gli ho chiesto spiegazione. Lui mi ha detto, guarda, la storia è questa qua. Quando la cooperativa ha costruito, doveva... A ridosso del fosso? Che sarebbe capito come ha fatto? Aveva la responsabilità di metterlo in sicurezza e il comune doveva controllare. Questo tu mi hai fatto presente che io non sapevo manco la strada, francamente, anche se abita a Frascati. Via Lorenzo via Sebastiani. Sebastiani, non la conoscevo, tu me l'hai fatta conoscere. Qui c'è... E praticamente sono passati anni. E praticamente la situazione, mi diceva il funzionario, che è controcorrente la prassi che deve fare l'ENEL, perché adesso lui deve trovare il sistema, un leader burocratico che praticamente la metterà in sicurezza l'ENEL, mi ha detto tempo permettendo e operai permettendo, perché questo verrà fatto come diciamo lavoro di urgenza, perché è veramente è una bestemmia lasciare questo ancora nel 2000. Monumento, ma e belle arti, e belle arti comunque danno l'autorizzazione? Penso di sì. Se monumenti che hanno aperti. A stretto giro, siccome lo vedrò dopo Natale, io gli ho detto, ma a ridosso di Natale, mi ha detto speriamo, comunque dentro l'anno. Io me lo auguro perché i cittadini... Dentro l'anno, adesso dentro io ti dico il 31 dicembre, ma, no? Perché magari, è festa. No, è festa. Non è festa, è ma giorno. Noi... Sì. Il 3, il 4, a ridanghe di ristiamo qua. Ok, vabbè. Questo allora è quanto e mi auguro che lo faccia una persona seria, però ci sta lavorando perché deve andare alla, diciamo, al contrario di quello che si poteva fare tanti anni fa. E lo potevano fare. Vabbè. I cittadini non c'entrano niente, gli abitanti della cooperativa. Sì, però la cooperativa che doveva interessarsi. Si è interessata solo di costruire, di avere la licenza attaccata al fosso. E deve essere controllata, perché se vabbè, non vengono vabbè, controllati. Vabbè. Io ti ringrazio. No, aspetta, e mo ti voglio dire un'altra cosa. Sì, aspetta.